Tempo di stage in casa Casalnuovo, voluta augurare un in bocca al lupo alla prima squadra che mette il campionato di eccellenza, Anna Guadagno. Consigliera, quindi vive la realtà cittadina, il doveroso, il tuo in bocca al lupo pensiero a questa giornata di sport che vede i protagonisti, le giovani leve di Casalnuovo e non solo. Per me, io non dico mai in bocca al lupo, per me il motto mio più bello è ci mangiamo il lupo, perché questa parola io l'ho portata per i voti per il sindaco e per me è in bocca al lupo. No, e deve essere forte questa squadra, bellissima, e deve andare avanti con tutto il mio augurio. Grazie a tutti. Sia un doloroso in bocca al lupo sia allo sport al maschile che al femminile. Viva tutto lo sport qui a Casalnuovo. Sì, tutto lo sport di Casalnuovo è importante. Tenere questi ragazzi e portarli forse a qualche parte un poco più alto sarebbe una bella soddisfazione per noi casalnovesi. Sicuramente quando inizierà la stagione con la prima squadra, devi dirti che nei primi allenamenti, ma se non Sì. Per alla prima partita in casa degli uomini di Mister Sanchez. me questo è un bel piacere perché questa è la seconda volta che scendo in un campo di pallone. Per me è una cosa nuova, perché i miei figli, nessuno di tutti e due, diciamo, ha fatto pallone, va? Li aspettiamo allo stadio. Forse i nipoti. Colpaccio assoluto per gli amici di Sportevent alla primissima intervista del nuovo allenatore del Casalnuovo, Carlo Sanchez, bentornato a casa. Grazie Mario, sì, bentornato a casa, ci abito da 10 anni, da quando sono sposato, quindi diciamo che ormai sono casalnovese di adozione, come si dice. La società ha emesso il comunicato stampa la settimana scorsa e ha annunciato: si parte alla grande gettando le basi per il futuro con questo stage importantissimo per le giovani leve. Noi ci auguriamo possano dare a te e a tutto il tuo staff tecnico una grandissima mano. Sì, diciamo che è un progetto nuovo dove si vuole allargare anche per i ragazzi, per creare squadre dove qua la prima squadra non avevano altre volte né allievi né mini allievi, quindi fino ai giovanissimi regionali si proveranno a formare delle formazioni importanti, giusto perché Casalnuovo comunque è un paese di più di 50.000 abitanti e può fare un qualcosa in più a livello di aggregazione, di gruppi. Con quale spirito ritorni nella tua Casalnuovo? No, bene, voglio fare bene, spero la società è ottima, composta da persone serie che tu già conosci, sai. La stima e l'amore che provo verso tante persone che abitano qui, perché ormai li vedo consecutivamente tutti i giorni. Alcuni, tipo l'amico Peppe Guerra, è insopportabile, però è quello che conosco da più anni e quindi sono contento di stare qua assolutamente. Naturalmente il tuo ingaggio fa anticipare l'ambizione di una società che punta a far bene la prossima stagione. Girano dei nomi importanti di spessore per un campionato di prima fascia. Possiamo tranquillizzare piazza, tifosi, addetti ai lavori che il Casalnuovo, al di là delle motivazioni, al di là delle ambizioni, sarà un Casalnuovo per far benissimo. No, il Casalnuovo cercherà di fare bene, è da 2 anni che vive questa società con la gestione di Mister Cassaldo, credo che ha fatto veramente bene. Hanno vinto la promozione al primo anno, hanno fatto benissimo l'anno scorso perché comunque ricordiamoci che era una neopromossa. Quest'anno si cerca di migliorare quello che è stato fatto l'anno scorso, poi sai benissimo che è il campo che darà il responso finale. Però una cosa è certa, che comunque si punterà a fare un campionato buono, ottimo, per dare lustro a quello che è la società, che vuole ambire a qualcosa di importante. Conquistare quella categoria che tra i tuoi sogni nel cassetto, quella di riacciuffarla, quella che meriti con la Serie D che ha affrontato la grandissima col Marcianise. Non sono mancate le richieste negli ultimi anni, ma si ritorna a casa per, non lo diciamo, però tra i sogni nel cassetto è quello di ritornare in Serie D. No, ma i sogni del cassetto sono di arrivare in A, quindi di arrivare il più alto possibile, al di là delle ambizioni che uno ha. È normale che allenare in categorie superiori fa piacere a tutti. Purtroppo Sanchez a qualcuno dà fastidio, oppure Sanchez è incompetente per allenare in alcune categorie, questo non lo so. Gli ultimi anni hanno visto delle situazioni. Sono stato benissimo a Marcianise, dove ho avuto una grossa opportunità di allenare in Serie D, dove è veramente un campionato bello e affascinante. Però quest'anno si punterà a un qualcosa di bello, perché per me, al di là delle categorie, sono 14 anni, sono 15 anni che alleno le prime squadre, allenavo anche in seconda categoria e sono lo stesso di oggi, quindi non cambia niente a livello professionale.
Quella di questi ragazzi, questi primi giorni di stage è interessante, c'è materiale su cui si può investire e lavorare. Sì, ma sono tanti ragazzi che stanno facendo ancora i playoff delle categorie di appartenenza. Comunque, ritorno a ripetere, ci stiamo avendo a livello di aggregazione nei paesi intorno, tra Casoria, Fragola, Cerra, c'è un sacco di gente che viene da noi a fare degli stage. E per adesso la qualità la vedremo mano a mano, però già è bello che in 2 giorni abbiamo raccolto un 130 persone, 130 ragazzi, e questo è segno di soddisfazione, perché si vede che si sente in giro che Casalnuovo ha una società importante che vuole creare un qualcosa. Grazie. Oggi è il secondo giorno di stage con i ragazzi. Oggi abbiamo fatto i 2000 e 2001, mercoledì abbiamo fatto i 98 e 99, perché nel progetto Casalnuovo che stiamo sviluppando è importante il ruolo degli under, è importante il ruolo dei giovani, e poiché stiamo organizzando 5 squadre, prima squadra, juniores, allievi, mini allievi e giovanissimi, stiamo cercando di mettere insieme un gruppo di ragazzi per fare queste squadre. A dire la verità sono soddisfatto perché tanti ragazzi da tutta la provincia di Napoli sono venuti, tanti genitori che hanno sentito parlare del nostro progetto, e quindi ne siamo fieri e siamo contenti di quello che stiamo facendo, quindi ben venga. Martedì prossimo pomeriggio 24 ci sarà lo stage ancora dei 98 e 99, giovedì prossimo ci saranno ancora i 2000 e 2001, e poi ci sarà un terzo incontro sempre diviso 98 e 99 e 2000 e 2001. Quello che è importante poi martedì, a cui ovviamente voi siete invitati, alla conferenza stampa che si terrà martedì al 24 maggio alle 18:30, in cui presenteremo proprio il progetto Casalnuovo. La società ha deciso che per l'anno prossimo avremo un team manager che sarà a contatto con la squadra, sarà l'uomo della società a contatto con la squadra, con l'allenatore, con lo staff tecnico, ed è Umberto Ponticelli, ormai giocatore del Casalnuovo di tanti anni fa, tecnico di Casalnuovo, uomo di calcio da circa 40-45 anni, e quindi abbiamo ritenuto opportuno darlo questo incarico a una persona diciamo competente, a una persona esperta, a una persona che a Casalnuovo è, come dire, è conosciuto da tutti ed è apprezzato da tutti, e quindi la prima squadra sarà la persona che sarà sulla panchina il sabato e domenica con la squadra, sarà la persona che durante la settimana farà parte, sarà insieme alla prima squadra e alla juniores, mentre invece per le altre categorie avremo altri responsabili. Quindi lo presento, Umberto Ponticelli, il geometra Umberto Ponticelli, che ringrazio per la disponibilità che ha dato al Casalnuovo Calcio. Io ho fatto parte di parecchi progetti che si sono fatti a Casalnuovo, sono stato sempre una figura che è stato dietro le quinte, non mi sono mai esposto, qualcuno mi chiede perché mi sono esposto in questo progetto, mi espongo in questo progetto perché mi è stato chiesto esplicitamente dai componenti della società di dare una mano, ecco, sto qua a 63 anni, mi metto un poco in gioco per collaborare, per dare la mia esperienza a Casalnuovo, Casalnuovo città, Casalnuovo sportivo. Niente, è una cosa bellissima, perché vi dico, io ho fatto con la città di Casalnuovo scuola calcio, teniamo 35 anni di affiliazione, allora ho lavorato sempre con i giovani, e la cosa più bella è questa qua, cercare di far crescere un numero quanto più forte di ragazzi per portarli nella prima squadra, per far sì che le spese di gestione dei ragazzi non graveranno molto più sulla società, ma ci saranno questi ragazzi che noi cresceremo e ci daranno, speriamo, grosse soddisfazioni.